A cosa serve un Matebox? Matebox nel cinema, o meglio, nel pensiero comune di tutti i videomaker, è sinonimo di cinema. Che cos'è il Matebox? Il Matebox è questo affare qui che troviamo davanti alle camere. Aspettate che è bella pesante. È questo affare qui, questo coso gigantesco che troviamo davanti. Ora, io ho montato qui una macchina da presa, in questo caso è una Canon C200, non è neanche completamente montata, ma voglio mostrarvi, prima di andare oltre, come viene montato un Matebox per poi spiegarvi che cos'è. Allora, il Matebox è questo elemento che si mette davanti alle camere, qui, dove all'interno vediamo l'obiettivo, ok? In questo caso un obiettivo cinematografico, lo faccio vedere così, penso si veda meglio, ok? Attaccato poi a corpo macchina. Ora, perché questo è sinonimo di cinema? Questo coso gigantesco davanti e soprattutto a cosa serve? Il Matebox ha diverse funzioni all'interno della produzione di contenuti video di alta qualità, ma non è per forza sinonimo di cinema o sinonimo di qualità. Le sue funzioni sono, prima di tutto, quella di paraluce. Sì, è un paraluce gigantesco e costosissimo. Per intenderci, nelle macchine fotografiche, davanti alle lenti, noi abbiamo quelle alette che sporgono, quello è il paraluce, vorrei mostrarvelo. Questo è il paraluce fotografico di una lente fotografica del 16 mm della Sigma, questo cosettino qui. Questo è un paraluce e questo è un paraluce un pochino più grande. Noterete la differenza, d'accordo? Differenza perché? Naturalmente perché i Matebox vanno montati davanti a lenti cinematografiche che sono molto ma molto più grosse. E mentre questo viene avvitato davanti alla lente, ed è di quella lente nello specifico, questo non va avvitato davanti alla lente, ma va, in questo caso, questo modello qui, messo su delle canne di supporto, sono quelle canne che noi vediamo sotto le macchine da presa, dove poi va infilato all'interno, va stretto nei morsetti così da fermare l'alloggiamento, e poi va infilata la camera con l'obiettivo all'interno di questa parte qua che è in gomma. Ce ne sono altri che invece di essere in gomma hanno uno strap, insomma, ci sono diverse tipologie di Matebox. Questo in particolare che non costa poco perché è in fibra di carbonio, è ultra leggero anche se pesa 2 kg sto coso, è ultra ultra performante. Cosa significa? È molto leggero. Per tutti i Matebox che esistono in circolazione e quelli professionali, questo è uno dei più leggeri. Avere un Matebox non è sinonimo di qualità cinematografica, ma è sinonimo di utilizzo. Vi spiego. Il Matebox ha degli utilizzi e, come detto, uno è quello di parare la luce, quindi di parare la luce riflessa. E abbiamo due modi per farlo. Quello più vistoso che noi stiamo vedendo in questo momento è con le bandiere francesi montate. Queste qui si chiamano bandierine, queste laterali, quella superiore si chiama bandiera francese, quelle laterali si chiamano bandierine. Con le bandierine noi riusciamo a schermare la luce perché sono totalmente regolabili. Possiamo svitare, alzare solo una porzione per far entrare un tipo di luce o meno, solo un raggio di luce in particolare. Possiamo andare svitando qui ad allargare la bandierina per far entrare più luce o meno, distringere il cono, o possiamo addirittura smontarle. Smontando le bandierine normali, avremo un Matebox con la bandiera francese, che è quella di sopra praticamente, questa qui, ed è una delle configurazioni che vediamo spesso quando vediamo le macchine cinematografiche, quindi vediamo soltanto il Matebox, che è questo, con la bandiera sopra. In tanti altri casi vediamo quelle con le bandierine laterali e l'utilizzo di queste bandiere viene deciso dal direttore della fotografia quando compone l'inquadratura e la luce di una scena. Ora, ma il Matebox può essere utilizzato anche senza questa bandiera qui. Non è detto che serva sempre, anche perché, come detto, è un ingombro. E nel cinema, in televisione, quando si realizzano dei contenuti di alta qualità, è sempre meglio utilizzare una camera con degli ingombri minimi. Questo invece è il Matebox in sé. Molto più compatto, come potete vedere, rispetto ad avere le bandiere, e le bandiere servono solo in determinati casi, quindi non vengono montate sempre. Vi rifaccio di nuovo lo stesso discorso. Il Matebox è un paraluce, eccolo qua. Come vedete, se qui viene montata la lente, d'accordo, qui arriva la testa della lente, abbiamo il paraluce davanti, tutta quest'area che ci va a parare già la luce, perché qua abbiamo un cono ed ha lo stesso effetto di questo. Naturalmente, per accentuare la caduta di luce o per coprire di più determinati raggi di luce che possono entrare in camera, vengono utilizzate le alette
esterne, quindi la bandiera francese o quelle laterali. Ma oltre a questo, il paraluce ha altri scopi. Uno di questi è conservare e mantenere la lente all'interno, quindi protetta, sia per la luce sia per altro genere di materiali che potrebbe caderci sopra. E in più ha uno, da dove tra le altre cose deriva il suo nome, il suo utilizzo maggiore. Matebox significa, se lo traduciamo in italiano, è portafiltro. Infatti i matebox nascono per poter mettere dei filtri davanti alle lenti cinematografiche. Sulla parte superiore dei matebox, ora in questo ne porta due, ma in altri ne porterà di sicuro altri ancora di più, troviamo questi che si sfilano e sono dei portafiltri. All'interno di questi portafiltri vanno montati dei filtri, quelli là quadrati di vetro, che hanno determinate proprietà. Ci sono ad esempio i filtri polarizzatori, i filtri ND, i filtri colorati, i gradienti. Sono degli elementi ottici, quindi dei vetri, che hanno determinate caratteristiche fisiche che permettono di schermare la luce in determinati modi. Servono per ottenere determinati effetti o tamponare delle problematiche relative alla luce. Nel caso delle lenti fotografiche, che sono circolari ed hanno una filettatura all'interno, i filtri sono tondi, quindi possiamo avvitarle sopra la lente. Nel caso delle lenti cinematografiche, che hanno forme e dimensioni totalmente diverse, per utilizzarle esistono i filtri rettangolari o quadrati, e questi filtri vengono montati all'interno di queste clippettine. Abbiamo messo qui il filtro ed inserito all'interno del matebox. Poi ovviamente viene avvitato, perché altrimenti il filtro scappa, e così noi abbiamo inserito un filtro davanti alla nostra lente senza avvitarlo fisicamente, perché la nostra lente arriverà a un certo punto del matebox e poi dopo ci sarà un filtro. In questo caso questo matebox porta due portafiltri, quindi abbiamo la possibilità di aggiungere un filtro e un altro filtro ancora davanti. Questo è l'utilizzo principale di un matebox: quello di poter montare dei filtri davanti alle nostre lenti, senza metterci a prendere i filtri e attaccarli con lo scotch davanti alla nostra lente, cosa che purtroppo si fa in assenza di matebox. Quindi questo è il suo reale utilizzo. Poi, nello specifico è una figata, perché una volta montato possiamo, con questa aletta qui, fare in modo che si apra il matebox, perché questo qua rimane davanti alla camera, cambiare l'obiettivo da questo lato e richiudere il matebox, quindi fa pac e si richiude. Questa è una cosa fighissima che abbiamo fatto già sul set, l'abbiamo usato, è troppo divertente, perché è proprio professionale il fatto che questo rimanga attaccato, è molto divertente. Insomma, di norma questo genere di oggetti per l'utilizzo professionale o si comprano perché ci sia un'esigenza, si noleggiano. Nel cinema, ad esempio, le macchine da presa anche non vengono acquistate dai produttori cinematografici, ma vengono noleggiate solo per la durata della realizzazione del film. E questo può essere noleggiato, si noleggia dai service di rent cinematografico, o potete, ci sono dei rent un pochino più agevoli dove potete andare a sbirciare. Vi lascio qui sotto l'indirizzo di Murphy Lab, che è un rental dove potete trovare diverse opzioni. Tra le altre cose potete trovare questa combinazione proprio C200, che è la camera che ho fatto vedere prima, con le lenti Canon Cinema, con i matebox, per poter girare i vostri spot pubblicitari oppure il vostro primo cortometraggio. Quindi è una cosa molto interessante, vi lascio qui sotto il link in descrizione. Insomma, spero che questa spiegazione del matebox vi sia risultata utile e vi abbia fatto capire che cos'è un matebox, a che cosa serve. Non serve soltanto per mettere un ingombro davanti a una macchina per farla sembrare cinematografica, ma ha un utilizzo reale. C'è un motivo per cui esiste e spero che ora l'abbiate capito. Insomma, se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina. Cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.